ragazzi, ora vi siamo tornati in un nuovo video bonus. Come sapete, io ho raggiunto i 40 iscritti e questo è il video bonus. Ovviamente, da quello che avete visto dal video che ho pubblicato 2 ore fa, vedete che me lo sto già pre-registrando questo video per voi saranno le 16 e per me saranno le 14:24 quando l'ho registrato. Quindi adesso cosa faremo? Comunque, prima di tutto vi ringrazio un botto per i 40 iscritti. Speriamo di raggiungere i 50 iscritti. Ma adesso, prima di iniziare, voglio dirvi di iscriversi al canale per entrare a far parte del team di Pietro. Lasciare like e condividere il video con tutti e di. Comunque, davvero grazie di cuore. Yeah, abbiamo un cactus. Che cacuttessa la sappia. Avete mai visto un cactus che cacuttessa la sabbia? Era la battuta di sempre di mia cugina. Un cactus nella sabbia cacuttessa la sabbia. Ma sai che davvero cacuttessa la sabbia? Comunque, cosa faremo in questo video? Alle 16 costruiremo una fattoria per i pollastri. Io già stavo registrando un video, no? Ma poi ho detto no, il video dura troppo. Quindi ho tolto la fattoria per rifarla. Allora, innanzitutto dobbiamo avere la struttura. Adesso vi farò vedere come costruirla senza un taglio. Beh, magari un taglietto quando farà notte lo farò. Innanzitutto, facciamo la base di 5. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Adesso 6, 7. Qual è il legno? Ok, 8. E vedete che già è così. Quindi 1, 2, facciamo ancora 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vedete che se non combacerà bene potete ristringere o allargare questo lato qui. Adesso io provo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Ecco qui, ragazzi. E qui abbiamo la nostra struttura. Ovviamente adesso, siccome a me mi è venuto un pochino sporticella, facciamo così. Se vi viene male, vi do un consiglio: tappate sotto se vi viene male, assolutamente, perché altrimenti vi scappano i polli. Siccome i polli sono piccolissimi quanto un chicco d'uva sul gioco, dovete assolutamente fare questo, facendo io, tappare sotto, anche per dare un minimo d'aspetto. Qua è basso di 3, qua è basso, ecco qui. Io la costruirò un pochino a caso mio. Comunque, se volete proprio costruire una bellissima fattoria, potete anche seguire il mio tutorial. Adesso facciamo così: togliamo tutta la sabbia. Se avete scelto l'isola di sabbia qua, se avete scelto l'isola di erba, togliete l'erba. Togliamo tutta la sabbia e facciamo il pavimento. Questo è il video bonus dei 40 iscritti. Voi ovviamente, se volete, il pavimento lo potete anche rimanere o di erba o di così, perché ma
ragazzi, no, ma io... Ah, ragazzi, ignorate questo, dovete prima, adesso dovete prima fare un pochino così, tipo io faccio come stessi, mi sto in una cassa, tappate tutto quanto così. Sì, e questo sarà il loro pavimento. Questo è il pavimento, ragazzi. Yeah, meno male che mi sono portato l'armatura, perché sta facendo notte, tra l'altro. Bella. Dopodiché iniziamo a fare un pochino così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questi sarà il tetto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ragazzi, ovviamente questa guida è valida solo per questo gioco. Se dovete fare su Minecraft reale, cercatevi qualche altro tutorial. Fate così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vi do un altro consiglio, fatela lunga di 3, almeno il tetto sarà spazioso. Ecco qui, ragazzi, una volta che avete ottenuto la base, iniziate a costruire il tetto facendo così. Questo è il video per lo speciale dei 40 iscritti, come costruire una fattoria bella. E ovviamente io ho scelto il legno, voi potete scegliere qualsiasi altro blocco, il diamante, la redstone, quello che preferite quello ci mettete. La stanza, per carità, ovvero troppo buio. Prendiamo delle torce ed iniziamo ad illuminare. No, ragazzi, dovevo farla lunga di 4 il tetto. No, è venuto malissimo, però dai, non si può nemmeno saltare l'interno. E vabbè, ragazzi, ci arrangeremo. Tanto qui andremo. Comunque, non seguite il consiglio di fare 1, 2, 3, fate 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, ok? Una volta fatto così, io mi metto di sotto. E scegliamo una fortissima entrata. Ma trovarla. Facciamo un pochino altina. Ma adesso ci metteremo le scale. Come farò l'entrata a 2? Thank you.
consiglio anche di fare un recintino attorno alla fattoria. Io adesso glielo faccio. Una volta costruita la fattoria, iniziate anche a fare un recintino. Io lo faccio di sbarre di ferro. Perché non mi va di farlo. Fatelo un pochino distante dai blocchi. Ma adesso qua un pochino un casino per girare attorno. Facciamo così. Un attimo, vabbè, tanto il recintino lo sapete costruire, quindi io adesso mi costruisco il recintino e poi ci vediamo dopo per salutarvi. Sto ancora a registrare. Ho sbagliato. Scusate, piccolo interruzione. Ci vediamo dopo per salutarci. Vabbè, intanto che ci siamo qui, voglio dirvi che questa guida è valida per qualsiasi fattoria. E vabbè, ragazzi, adesso teniamo in linea, cioè. Scusatemi davvero tanto. E siccome c'è la sabbia possiamo procedere tutti. Scusatemi raga, vabbè, mettiamo pausa adesso. Questa guida è valida per ogni singola fattoria e ci vediamo fra un attimo, ciao. Questa è la fine che farà questo zoom. Attacco fisico. Ho visto un intruso cacciato. Ok ragazzi, ecco il recintino. Mi sono dimenticato di fare le finestre. Tac. Già, sembrano le finestre di una prigione. Ma ovviamente un pochino di luce qui dentro ci deve stare. Ho finito di... No, qui non ci possono stare, però. E quando parliamo troppo sbagliamo. Ovviamente ho finito di costruire appena appena il recinto. Io vi do un altro consiglio. Fatelo alto di 2 o di 3. Di 3, perché... perché anche se è alto di 1 o di 2, i polli, siccome sanno volare, vi tenderanno ad entrare, e questo lo faranno anche i mostri. Quindi o il recinto lo tenete chiuso. Io meno male che non sto in sopravvivenza, altrimenti bastardo creeper che mi ha fatto prendere la carne putrefatta, che schifo. Ragazzi, PS, presto farò un altro episodio in modalità sopravvivenza, presto. Adesso devo fare un pochino così, tipo. Ok ragazzi, sì, è tipo a stile prigione con queste sbarrette. 1, 2. Il tetto è un pochino basso, ma non fa nulla, tanto in questa casa non ci dobbiamo vivere noi. Ho visto che qui queste finestre non ci stanno bene, quindi togliamole. Oh, ma tu è forza la morte. Ecco, questo
succede soltanto a quelli che si mischiano nei miei piani. Sì, mi dispiace di non poter giocare con voi perché questo gioco purtroppo è singolo. Altrimenti vi avete dato subito l'IP, almeno mi avreste aiutato a fare qualcosa per partecipare ai video. Io davvero volevo questo. Sarebbe stato bello giocare tutti con voi e vedere il mondo che mi crashava. Immaginate, tocco le queste sbarre qui, sbarrette qui, ok, adesso senza prendere la polvere da sparo, anzi sì, perché io posso craftare, ok, piazziamo altre torce. Scusate se il video è durato troppo, ma questo era un tutorial su come costruire una fattoria. E adesso ovviamente uovo di ragno, no, guarda, uovo di gallina, eccole qui, vuole uova di galline, un po' di polli. Quanti ce ne stanno? Aiuto! Voliamo, Sarà un casino uscire da qui dentro, anche perché stanno vicino alla porta. Adesso devo andare a casa a farmi un'altra cesta. Tutto per loro. Qua c'è la loro cesta. Con ovviamente i semi di grano in mano. I semi di grano. Guardate come sono tirati da questi semi. C'è la cesta. E non si apre. E lo sapevo. Ok, facciamo così. Piccolo buchetto. Ok. Mettiamo nella chest. E ok ragazzi, io adesso particolarmente non so come andarmene. Proviamo ad uscire. Scusi signori polli, blaster, ti devo ammazzare te. Ok, gra. No, escono. Porca puttana. Io come farò a farli adesso ad uscire da qui dentro? No, ma raga, adesso io come me ne esco da qui? Ok ragazzi, sono uscito. E ok, ho appena visto che questo recinto non è adatto ai polli. Sarà un problema entrare e sarà anche un problema uscire. Ragazzi, io ho fatto. Poi quando dovrò uscire si vedrà come dovrò entrare e come dovrò uscire. Probabilmente piazzando delle levette dall'interno, dall'esterno, dato che mi metto in mezzo alla porta, pacco la porta. Ponte, ecco, il ponte di Massiriana. Ok, ragazzi, quello era il tutorial su come costruire una fattoria. La guida è valida per qualsiasi fattoria, ovviamente. Comunque, ok.
Pecora, buongiorno, non ti è cresciuta ancora la nana? Bene, qualche torcia dovrò metterla dentro casa. Mi sa proprio di sì. Sa, è troppo buio dentro casa, comunque. Ok, iniziamo un po' qui. Ma in questo lato è buio, troppo tranquilla. Gli ho dato un nome. Si chiama Shelly. Ok ragazzi, adesso facciamo la cassa. Mi accolto tutto il meraviglioso, fantastico. La fornace è pronta con tutto il merluzzo all'interno. Ok, adesso prendiamo le ceste. Prendiamo una cesta. Mettiamo un altro cestino qui sopra. Perché c'è il del legno. Ah. È il piano di sopra. Un attimo che lo voglio rivestire di nuovo. Beh, lo rivestirò dopo. Ok, e adesso qui ci metto la loro cesta. Una cesta. E ci metto tutti i semi di grano. Anche le mucche mettono il grano, quindi non è. Nel prossimo video non so cosa vi farò vedere, ma comunque sarà. Non so se sarà sempre di questo gioco. E comunque nulla ragazzi. Io mi metto insieme alla mia bellezza. Bellezza, ti puoi spostare perché la finestra adesso. Sai, tu ci stai tutto il giorno. Ciao. È incuriosita della cesta. Ok ragazzi. E niente ragazzi, il video di oggi si conclude qua. Un attimo, prima di concludere il video, perché io ogni volta che concludo un video mi metto in un angolo ed è sempre così. Togliamoci l'armatura. Mettiamo tutto nella cassa. Tac. Anche la spada ve la metto. E nulla ragazzi, il video di oggi si conclude qua. Iscrivetevi al... Non mi viene più, raga. Ok. Devo fare così. Mettiamoci qui sopra. E niente, ragazzi. Il video di oggi si conclude qua. Iscrivetevi al canale per entrare a far parte del team di Pietro. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Per... Arriviamo a... 10 visualizzazioni per un nuovo episodio di Minecraft. Scrivetevi se vi piace la nuova skin o vi piace quella di prima. Non ricordo nemmeno prima quale avevo. Questo può essere un problema. Scrivetevi se vi piace questa skin o vorreste che ne metto un altro. Un'altra. E niente. È da Pietro e questa bellissima pecorella. Goodbye.